lei ci spiega che non si può cambiare la scuola con, semplicemente con leggi e decreti. Secondo lei la classe capovolta potrebbe essere una risorsa? Penso che la classe capovolta sia un'eccellente risorsa e cerco di spiegare brevemente perché sostengo questo punto di vista. Perché cambia il rapporto di chi apprende, di chi studia, con la comprensione e soprattutto cambia il rapporto dell'insegnante con il processo di comprensione degli alunni. Consente di seguirlo davvero, consente di stimolarlo. Beh, la didattica capovolta si vuole fare usare gli strumenti a casa, però. L'altro enorme vantaggio è che questi strumenti sono, cioè i prodotti di questi strumenti sono accessibili in qualsiasi momento da parte del ragazzo, prima della lezione, ma anche dopo e anche di nuovo per tornare e per verificare il grado di comprensione. Questo libera lo spazio che dedichiamo alle lezioni frontali, le ore che dedichiamo alle lezioni frontali, libera uno spazio enorme perché chi insegna interagisca con i singoli ragazzi di una classe e con la classe nel suo insieme e verifichi, ma non con i test, verifichi davvero le difficoltà, i nodi che hanno fermato o rallentato la comprensione, o verifichi come questi nodi sono stati sciolti da qualcuno più bravo e impari l'insegnante a mettere a disposizione la bravura di qualcuno a disposizione di altri meno bravi.